Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza sanitaria. Partiamo dalle vaccinazioni. Sono 1526 quelle anti-Covid-19 eseguite nella giornata di ieri nei punti di somministrazione individuati dalle ASL in Abruzzo. Sul momento storico della pandemia nella nostra regione, nel giorno della riapertura delle scuole dopo le festività natalizie, siamo andati ad ascoltare il parere del professor Jacopo Vecchiette, che dirige la clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Vecchiette sottolinea l'importanza di vaccinarsi. Lo ascoltiamo al microfono di Paolo Renzetti. Professor Vecchietti, sono passate le festività natalizie, oggi riaprono le scuole, da lunedì prossimo a pieno regime anche con gli studenti delle superiori. Siamo all'inizio dei mesi più freddi della stagione invernale. Quali sono le prospettive di questa pandemia? Insomma, qual è la situazione? Ma a livello nazionale mi sembra che i dati sono non così incoraggianti perché c'è di nuovo una ripresa del numero dei contagi. Mi pare che siamo tornati più o meno ai livelli di dicembre. Quindi questo ci pone di fronte a una grandissima attenzione a dei comportamenti individuali che devono essere molto, molto scrupolosi, perché è innegabile che oltre a un aumento dei casi, evidentemente per quello che è accaduto nell'immediatezza delle festività natalizie, andiamo ad aggiungere anche un ulteriore fattore confondente che è quello della ripresa della scuola, quindi un momento molto delicato a mio parere. Momento delicato, tra l'altro c'è un po' di preoccupazione, soprattutto non tanto per la riapertura in sede delle scuole, ma per il fatto dei trasporti, insomma, questi studenti che spesso usano mezzi pubblici per arrivare a scuola. Guardi, questa è una riflessione che io condivido perché se noi ragioniamo in termini assoluti, direi che la scuola ha dato garanzie di tracciamento, di sicurezza nei protocolli, ma se ragioniamo in termini comparativi, cioè in un sistema di insieme, la scuola entra in un contesto molto più ampio che può rappresentare una criticità e quindi è chiaro che questa è una cosa su cui bisogna tenere ben conto. I virus di per sé, in particolare questo, ha la caratteristica intrinseca di mutare. Di mutazioni più o meno importanti ne sono state trovate 5, e credo che saranno le prime di una lunga serie di mutazioni. Sono ipotesi queste che possa avere una maggiore aggressività, ma non così localizzata, cioè non così settorializzata rispetto all'età. È un virus che circola con maggiore facilità tra la popolazione. Vaccinarsi è importantissimo, devo dire che è stata messa in piedi una macchina organizzativa molto complessa, i numeri sono elevatissimi e quindi è chiaro che tutto questo non lo si farà in poco tempo. Credo che questo, come tanti altri virus, verrà sconfitto proprio grazie alla vaccinazione, in particolare alla vaccinazione di massa. Rispetto alle persone possiamo dire che non ci sono stati grossi effetti collaterali, anzi direi praticamente nessun effetto collaterale, quindi se il timore è sulla non sicurezza di questo vaccino, lo abbiamo già visto che non è così. Rispetto all'efficacia, gli studi che sono stati prodotti e che poi hanno dato origine alle autorizzazioni delle autorità regolative, dimostrano che invece ha una buona efficacia, quindi non c'è nessun motivo per non vaccinarsi. Tra poco andremo ad approfondire anche il tema delle corse degli autobus per la ripresa delle scuole. Nel frattempo, una notizia che riguarda i controlli dei NAS all'interno delle RSA in Abruzzo: gravi violazioni commesse dai gestori di quattro strutture, una del Pescarese, una del Teramano e due del Chietino, sono state accertate dai carabinieri di Pescara, che nel periodo delle festività di Natale hanno ispezionato cinque strutture sociosanitarie e tre socioassistenziali in cui si erano sviluppati focolai Covid-19. I gestori sarebbero responsabili di aver abbandonato persone bisognose di assistenza e di aver favorito il contagio, determinando il decesso di diversi anziani. In uno degli interventi
interventi è stata rilevata l'omessa comunicazione all'ASL circa i casi di positività al test Covid-19 che avrebbero ulteriormente contribuito all'estensione del contagio di tutti i 20 ospiti presenti e di 8 dipendenti su 12. I responsabili delle 4 strutture oggetto di irregolarità sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. E adesso appunto parliamo della riapertura delle scuole in chiave trasporti. Oggi la TUA ha potenziato le corse per gli studenti anche in vista del ritorno tra i banchi degli studenti delle scuole superiori lunedì. Andiamo a vedere insieme il servizio. Tornati a scuola, i ragazzi della scuola dell'infanzia, delle elementari, delle medie, sono tornati ovviamente anche a frequentare i pullman della TUA. Qual è la situazione? La situazione, diciamo, è ancora in evoluzione, come si vede dal lavoro che si sta facendo distretto per distretto. Noi siamo confidenti che l'11 potremmo ripartire avendo costruito una macchina che teoricamente, insomma, dovrebbe garantire la gestione dei flussi di traffico. Stiamo lavorando di concerto con gli istituti scolastici sotto il coordinamento delle prefetture, tant'è fra pochi minuti abbiamo l'ulteriore collegamento e abbiamo messo insieme il mix di fattori della produzione tra mezzi nostri e mezzi dei privati, con autisti nostri sui mezzi di proprietà e autisti diciamo esterni. Abbiamo assunto un numero cospicuo di interinale per intervenire nelle aree dove sulla base dei piani prefettizi è stata individuata la nuova organizzazione della didattica. La prima settimana, i primi 10 giorni avranno una funzione di test per verificare dove dovesse esserci la necessità di un ulteriore intervento in termini di corsi o magari dove è stata sovradimensionata l'offerta, e a quel punto si entrerà a regime, poiché vi sono alcuni dati che oggi non sono ancora perfettamente prevedibili, tipo le persone che magari non viaggeranno col mezzo pubblico, il comportamento dell'utenza magari in base alla disponibilità di prendere un mezzo piuttosto che un altro. Quindi sono alcuni elementi che al momento non sono ponderabili. Adesso voltiamo pagina e ci occupiamo degli screening di massa nel Pescarese. Buona la partecipazione della comunità di Colle Corvino allo screening organizzato dal Comune dell'Area Vestina. Per i prossimi giorni la volontà dell'amministrazione comunale è quella di spostarsi per ridurre la mobilità delle persone. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Continua a buon ritmo lo screening di massa nei comuni della provincia di Pescara. Qui siamo a Colle Corvino, dove i test sono cominciati lo scorso 4 gennaio e ad oggi sono stati processati circa 700 tamponi rapidi del tipo rinofaringeo, individuando 11 casi sospetti positivi che, presi in carico dalla ASL di Pescara, si sono sottoposti già al tampone molecolare. La popolazione ha risposto benissimo perché ha capito l'importanza di questo screening preventivo di massa per individuare e preservare le altre persone, individuare i sospetti positivi. È vero, il primo giorno ci siamo un po' spaventati perché nella sola mattinata, dopo 80 tamponi, 10 sospetti positivi. Dopo, per fortuna, la situazione è migliorata e ad oggi, fino a questa mattina, abbiamo processato circa 700 tamponi, 690 per l'esattezza, e proprio questa mattina è uscito un altro sospetto positivo. Molti ragazzi, soprattutto studenti, in questi giorni si sono sottoposti al test, soprattutto in vista della riapertura in sicurezza delle scuole. Questa mattina, di proposito, l'abbiamo fatto anche il 7 perché riaprono le scuole a Colle Corvino e ringrazio le insegnanti che si sono sottoposti al tampone rapido, anche quelle persone che non risiedono a Colle Corvino ma sono fuori paese, quindi c'è stata una grande risposta. L'amministrazione comunale ha già comunicato alla ASL l'intenzione ad andare avanti con i test, valutando la possibilità di spostarsi nelle periferie del territorio comunale. Dobbiamo solo decidere se spostarci o meno da questo posto qui per andare verso le periferie, per ridurre la mobilità. Io li ringrazio di cuore, queste persone che ci hanno dato la disponibilità, ringrazio di cuore la Misericordia di Colle Corvino e Moscufo che ci hanno dato il supporto con gli amministrativi
bravi e alcuni ragazzi che hanno dato una mano, e quindi il grazie va a loro sicuramente e alla popolazione che ha aderito. E lunedì si parte anche nel capoluogo di provincia, a Pescara Città si stanno predisponendo i punti dove effettuare lo screening di massa. Ascoltiamo il sindaco Carlo Masci. Il comune di Pescara è al lavoro con l'intera giunta per la ripartenza in queste ore dell'anno scolastico. Il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci si è soffermato anche sull'importanza degli screening di massa che partiranno la prossima settimana e che seguono l'avvio della vaccinazione anti-Covid. Abbiamo individuato 5 zone che sono il Palaricopiano, il Pattinodromo, l'ex stazione ferroviaria di Porta Nuova, la struttura della fiera di Danelli e Zanni, la struttura Zanni, dove si svolgeranno gli screening di massa rivolti a tutta la popolazione. Io faccio un appello a tutti, proprio perché è importante che ci sia questo screening di massa a Pescara, per tranquillizzare tutti, per far verificare effettivamente qual è l'estensione del contagio in città. I numeri sembrano contenuti, anzi lo sono, noi nella seconda fase siamo stati forse quelli che sono stati meno interessati al contagio, tant'è che Pescara è la provincia delle quattro che oggi nel complesso ha avuto meno contagi dall'inizio della pandemia. È un segnale importante, adesso lo verificheremo con lo screening di massa che partirà l'11, proseguirà per 10 giorni, si svolgerà nel pomeriggio. Abbiamo avuto l'adesione dei medici di base dopo l'appello che io ho fatto pubblico, c'è l'assicurazione per loro perché la ASL ha messo a disposizione l'assicurazione. Mi sembra che tutti i problemi siano stati superati. Partiamo con i primi 3 giorni a prenotazione, dall'8 avremo la piattaforma dove ci si potrà iscrivere per fare i tamponi i primi 3 giorni, e poi invece ci saranno tamponi liberi per tutti. Lo facciamo anche per verificare qual è l'afflusso, perché l'organizzazione non è stata semplice, perché coinvolge una popolazione che potenzialmente può essere di 40-50.000 persone, quindi parliamo di numeri incredibili. Un'operazione del genere a Pescara non si è mai fatta. E adesso cambiamo argomento, spostiamoci a Teramo. Il sindaco Gianguido D'Alberto ha iniziato una serie di incontri con istituzioni e associazioni per valutare le risorse finanziarie del Recovery Fund e progettare il rilancio di Teramo Capoluogo. Attualmente però la città è vittima di una grave perdita. I 30 milioni per il recupero dell'ex manicomio stanziati nel master plan sono stati cancellati dalla Regione Abruzzo. Si preannuncia una dura battaglia politica. Vediamo il servizio di Tania Bondici Castelli. Il rilancio di Teramo Capoluogo passerà attraverso la capacità di progettare per sfruttare al meglio i fondi del Recovery Fund. Per questo c'è bisogno di una grande sinergia tra istituzioni, associazioni, università e fondazioni. Una cabina unica, la cui regia sarà effettuata dal Comune di Teramo. Il primo passo è stato un incontro online organizzato dal sindaco Gianguido D'Alberto, che ha messo insieme gli enti interessati per analizzare le prossime occasioni finanziarie per il territorio. È partita questa cabina di regia che dovrà lavorare in tempi strettissimi, nell'ambito della quale ho raccolto tutti i soggetti istituzionali, gli attori istituzionali che ovviamente svolgeranno un ruolo diretto per la presentazione dei progetti sul recovery, ma non solo, perché abbiamo anche altri canali di finanziamento importanti, il contratto istituzionale di sviluppo che abbiamo ottenuto grazie alla richiesta che abbiamo formulato al Presidente Conte insieme al Commissario Legnini per il cratere. Quindi arrivare ad un parco progetti, ad una serie di proposte che partano da Teramo città capoluogo e abbiano la forza ovviamente di allargarsi a tutto il territorio. Ovviamente è una prima fase che si allargherà poi a tutte le associazioni, penso alle associazioni ambientaliste, penso agli ordini professionali che abbiamo già sentito, a tutto il mondo della cultura, per poter arrivare ad una proposta progettuale che è finalizzata sia al recovery ma che garantisca un piano strategico, una pianificazione strategica per la nostra città di lunga prospettiva. Il più grande e importante progetto di questa città è il recupero dell'ex manicomio, ma che fine ha fatto?
Dal punto di vista del procedimento amministrativo, il Comune ha giocato un ruolo fondamentale in questo, non c'è stato alcun intoppo. Oggi, paradossalmente, su un procedimento che sta arrivando a compimento, sono stati spostati fondi da parte della Regione Abruzzo. Una scelta sbagliata, che è avvenuta ovviamente con la garanzia da parte del Presidente della Regione di ricollocare subito sulla programmazione 2021-2027 le risorse per l'ex manicomio. Ovviamente prendiamo atto di questo impegno, ma al momento non abbiamo ancora avuto risposta. E su questo faremo una battaglia forte, insieme all'università, insieme a tutto il territorio. Devono essere immediatamente ripristinati i fondi per il recupero dell'ex manicomio, anche implementati, così come richiesto dalla stessa università. Non possiamo correre il rischio, dopo tanti anni di attesa, di perdere l'occasione unica, straordinaria per Teramo città capoluogo. Quindi lavoreremo con il Presidente della Regione affinché sia la prima opera da reinserire nella nuova programmazione. A questo punto però una riflessione d'obbligo. Teramo come può pensare a progetti futuri quando il finanziamento di 30 milioni di euro per il più importante progetto di rilancio del capoluogo abruzzino, il recupero dell'ex manicomio, è stato cancellato dalla Regione Abruzzo? Siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Con la sosta del campionato, fari puntati sul mercato, il Pescara si avvicina al giovane attaccante Sebastiano Esposito, ora in forza alla SPAL ma di proprietà dell'Inter. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Potrebbe essere Sebastiano Esposito il primo rinforzo per l'attacco del Pescara. Il giovane 18enne talento di proprietà dell'Inter ha avuto poco spazio finora nella SPAL, dove in Serie B ha segnato un solo gol, peraltro proprio contro i biancazzurri, in 10 presenze, 5 delle quali da titolare, per poi finire sistematicamente in panchina nelle ultime 5 gare. Esposito è prossimo a chiudere anzitempo il prestito presso gli estensi e tornare all'Inter, che poi girerebbe l'attaccante, sempre a titolo temporaneo, al Pescara. Si continuano a monitorare anche i profili di Fabio Ceravolo e Pietro Iemmello, mentre sul fronte Adriano Montalto il presidente Sebastiani ha smentito di aver chiesto al Bari l'attaccante siciliano e così si è espresso ai nostri microfoni. Il Bari ha detto che Montalto non si muoverà dalla società pugliese. Noi non gliel'abbiamo chiesto, quindi non... sicuramente avrà fatto una precisazione il loro direttore, ma io personalmente non ho parlato né col direttore né con nessuno, quindi Montalto è un giocatore che secondo me ha delle un profilo che interessa. Potrebbe essere un profilo interessante, però come ce ne sono tanti altri, e adesso vedremo su chi dirigere la nostra attenzione. Se sono dichiarazioni elusive o reali si capirà nelle prossime giornate di mercato. Intanto si fa sempre più strada l'ipotesi di un ritorno, quello di José Machin, che a Monza sta trovando sempre meno spazio. Machin ha già giocato a Pescara da gennaio 2018 a gennaio 2019 e poi da agosto 2019 a gennaio 2020. In totale 50 presenze e 10 gol. Per lui dunque sarebbe la terza esperienza in biancazzurro. Il club brianzolo può aprire al prestito del fantasista guineano. Se Machin è un puntello per il centrocampo, qualcosa la società dovrà fare anche in difesa. Alla ripresa del campionato, con la Cremonese, domenica 17 gennaio, Breda dovrà fronteggiare una probabile emergenza difensiva con le assenze certe degli squalificati Scognamiglio e Bellanova, quella dell'infortunato Drudi e quelle molto probabili di altri infortunati come Antei, Balzano e Bocchetti, anche se su quest'ultimo c'è qualche flebile speranza di recupero. A proposito di Scognamiglio, la società sta valutando l'ipotesi di un ricorso per ridurre le 3 giornate combinate dal giudice sportivo. Oggi la squadra ha svolto doppia seduta al Poggio, lavoro anche domani, poi 3 giorni di riposo e ripresa degli allenamenti fissata per lunedì prossimo. Sabato torna in campo la Serie C con il Teramo che ospita l'Avellino fra le mura amiche del Bonolis, biancorossi che saranno privi di Lasic a destra e che ad ore dovrebbero reintegrare in rosa il difensore centrale Matteo Piacentini. Per il centrocampista Simone Santoro però va ritrovato lo spirito della parte iniziale del campionato, lo ascoltiamo. Sicuramente a livello personale devo ripercorrere quello che ho fatto nel 2020, che secondo me ho fatto un buon campionato. A livello di squadra dobbiamo ritrovare assolutamente le caratteristiche che ci hanno contraddistinto, ovvero l'aggressività, la compattezza che avevamo nelle prime giornate, dove appunto eravamo temuti da tutte le squadre. Quindi per noi è obbligo trovare quelle caratteristiche che ci hanno portato a stare nei primi posti della classifica. Come si sente Simone Santoro come l'uomo mercato con la U maiuscola di Torino?
Ma io sono sereno, penso al campo, penso a fare bene, a continuare a fare quello che ho fatto, e al resto al momento non ci penso. Penso a sabato, a fare una buona partita, perché è questo quello che conta. Ancora è presto per parlare di scontri decisivi. Assolutamente incontreremo squadre forti, come già a partire da sabato, come l'Avellino, che è una squadra costruita per vincere il campionato, quindi sappiamo che affronteremo delle squadre forti, e appunto per noi è fondamentale trovare quelle caratteristiche che ci hanno portato a stare lì per dare il filo da torcere a tutti. Abbiamo fatto innanzitutto una riunione abbastanza lunga dove abbiamo visto la prima parte di stagione e la seconda parte di stagione, dove c'erano abbastanza differenze, ovvero nella prima parte di stagione noi eravamo molto aggressivi, eravamo compatti, riuscivamo ad andare in pressione nella metà campo avversaria, e quindi questo ci permetteva di stare abbastanza corti. Poi invece nella seconda parte della stagione abbiamo fatto un po' fatica a mantenere questo ritmo, e infatti abbiamo avuto delle difficoltà a stare, eravamo un po' più lunghi tra i reparti, e questo ci ha messo, diciamo, non ci ha fatto ritrovare le nostre caratteristiche iniziali. Sono cresciuto tanto e fa piacere, perché dopo tanti sacrifici, per me non è stato facile comunque l'anno scorso, venivo sempre da un campionato di primavera, non è stato facile ambientarmi con i grandi, ho fatto tanti progressi e sono felice dell'interessamento di queste squadre, anche se, ripeto, al momento penso sempre solo al campo e a fare bene. Col centrocampo a due, diciamo, mi sono completato, perché comunque io ero una mezzala, facevo quasi sempre la mezzala, è un ruolo che mi piace fare col centrocampo a due. A Biscegli il mister aveva bisogno di un po' più di spinta, mi ha provato lì come esterno nei tre d'attacco. Io sono sempre a disposizione della squadra, del mister, e faccio tutto nel miglior modo possibile. Adesso la Serie D, turno dell'Epifania, che vede il Notaresco agganciare il Campobasso in vetta alla classifica del girone F per effetto del successo della squadra di Epifani e del contestuale pari dei molisani a Vasto. Pari per il Castelnuovo a Genzano, così come per il Giulianova in casa col Fiuggi. Cade invece il Pineto. Il resoconto nel servizio di Jacopo Forcella. La decima giornata del girone F in Serie D è quella dell'aggancio in vetta del Notaresco al Campobasso. La squadra di Massimo Epifani in casa col Matese trema all'inizio quando va sotto per effetto del gol di Adusa e gioca il primo tempo in svantaggio. Nella ripresa però i padroni di casa si svegliano, e anche grazie alla rete spettacolare di Marchionni, che anticipa il bis firmato Cancelli sempre al volo, ribaltano il risultato prima del tris definitivo di Dos Santos allo scadere. Notaresco a quota 20 punti e con il tecnico rossoblu che però preferisce mantenere i piedi per terra. Stare primi adesso conta poco, a me piacerebbe stare primi a maggio, allora vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, quindi su questo argomento ci vado molto poco. Io penso a lavorare, penso a far crescere questo gruppo, cercare di trovare le soluzioni come oggi, di cercare di ribaltare una partita quando si era messa male, e vederli abbracciare così a fine partita, contenti, davvero gruppo, questa è la cosa più bella che un allenatore può vedere, oltre al fatto che dobbiamo crescere, non dobbiamo ripetere questi primi tempi come questo primo tempo che abbiamo fatto oggi, che è la prima volta che succede, però ci può stare. Dopo la sosta natalizia e Capodanno sono partite difficili, e quindi mi porta a casa questa vittoria ribaltandola in una situazione molto non facile, quindi siamo contenti, adesso ci prepareremo un'altra battaglia per domenica. Aggancio riuscito grazie alla rete di Martinez a Vasto, che inchioda il Campobasso sul 2-2. Buono l'esordio di Fulvio D'Adderio sulla panchina aragonese, vastese sotto due volte coi molisani, ma che prima con Valerio, poi proprio col piazzato dello stesso Martinez, centrano un risultato prezioso in attesa del match proprio col Notaresco di domenica. Ma ovviamente è un risultato che fa poca classifica, ma fa molto morale. Noi avevamo bisogno di una grande prestazione, che è avvenuta oggi contro il Campobasso, sotto il profilo della volontà, della voglia, della determinazione, ed è quello che probabilmente è mancato nelle partite precedenti. È un risultato importantissimo che probabilmente ci prospetta verso un inizio di un nuovo campionato, perché bisogna anche dire che, al di là dei problemi che ha creato il Covid, ma questo l'ha creato un po' a tutti, bisogna riconoscere che noi in 3-4 mesi abbiamo avuto difficoltà dal discorso di Agovino, poi da lì ci sono state le incomprensioni sia all'interno della squadra, insomma c'è stata un po' di confusione. La rete di Sbarbati allo scadere invece consente
consente al Castelnuovo di uscire imbattuto da Genzano. I neroverdi di Di Fabio giocano un gran primo tempo coronato dalla rete di Degidio, ma nella ripresa due super gol, Diogiano prima e Angelilli poi, ribaltano il risultato. Sembra finita, ma ci pensa l'attaccante, entrato nella ripresa a ristabilire la definitiva parità. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e dal punto di vista tattico proprio una partita perfetta. Abbiamo fatto gol, non abbiamo concesso niente a loro, che è una squadra molto forte, soprattutto con, in alcuni elementi, molto tecnici, molto bravi. Guarda caso poi nel secondo tempo gli abbiamo concesso due ripartenze, perché abbiamo preso due gol su due errori, avevamo la palla noi, due passaggi sbagliati, con due ripartenze e due grandi eurogol da parte del Cinzia, e siamo trovati sotto. Poi dopo anche l'espulsione ci ha complicato un po' la vita, però questi ragazzi non mi finiscono mai di stupire, perché ci credono, non mollano mai, a differenza magari della domenica scorsa, dove chi era entrato magari non era entrato col piglio giusto. Oggi quelli che sono entrati sono stati veramente cattivi e ci hanno creduto fino alla fine. Il gol di Sbarbati è coronamento di una buona prestazione che non meritava sicuramente la sconfitta. Stecca invece clamorosamente il Pineto Arieti, la sconfitta, l'unica abruzzese di questo turno di campionato, costa il tentativo di rincorsa alla formazione di Amaolo, punita dal centro di Fioretti dopo aver mancato alcune palle gol nel corso del match. Vero che i reatini sono in un momento di grande forma, ma è anche vero che il tasso tecnico del Pineto lasciava presupporre un esito differente. Stesso copione che si ripete quando c'è da fare il salto di qualità. E sapevamo della forza di Arieti, soprattutto in casa, su un terreno sintetico e non di grandissime dimensioni, quindi sapevamo che era una partita di contatto fisico, di seconde palle. Tutto sommato la prima frazione abbiamo avuto 3-4 opportunità importanti come Ciarciluti e Olcese, dove siamo stati fortunati. In Rieti mi sembra che ha calciato soltanto una volta a 45 con una posizione di Orchi, poi appena è entrato in campo il secondo tempo il vantaggio ha dato quelle carica e entusiasmo alla squadra di casa, ma no, tutto sommato abbiamo cercato, pur rischiando qualcosina perché era inevitabile, di pareggiare la partita. Abbiamo creato le solite nostre 3-4 situazioni favorevoli, dove magari in qualche circostanza abbiamo sbagliato anche la scelta finale o l'ultimo passaggio, e ci abbiamo provato, peccato, perché sicuramente potevamo uscire fuori dal campo del Rieti con un risultato positivo. Si ferma dagli 11 metri un'altra rincorsa, quella del Giulianova, verso le parti più tranquille della classifica. Lo 0-0 interno col Fiuggi frena le ambizioni dei giallorossi, che adesso attendono rinforzi immediati. Ci prendiamo questo punto, 0 gol subiti, non abbiamo rischiato quasi nulla, abbiamo creato qualcosina, quindi alla fine sapevamo che era una partita alta sul ritmo agonistico. Purtroppo il campo non permette delle grandi giocate, abbiamo rischiato qualcosina noi tra l'altro nel primo tempo, complicarci la vita da soli, però ecco, tutto sommato con il morale che ha la squadra, secondo me è un buon punto. Stiamo per completare la rosa con giocatori di categoria che arriveranno a breve, quindi questo ci dà speranza e fiducia. Al momento subito arriverà un difensore di categoria e un centrocampista. Successivamente valuteremo anche la possibilità di acquistare una punta, sperando di trovarla sul mercato dei professionisti o sicuramente di valore, che accrescerà la rosa di questa squadra. È tutto per questa edizione del TG6 che torna alle ore 19. Se volete un demand, saranno disponibili a breve i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e chiaramente anche sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.